Il nuovo re di Federico Stella. C'era una volta un bambino figlio del re di nome Virus. Un bel giorno, anzi un brutto giorno, il bambino si perse in un labirinto stregato, dove vide un gatto magico che gli disse: "Non temere, rimani qua, miau, fermo per non far scattare, miau, le trappole. Farò in modo che ti trovino, miau." E fu così che il bambino venne salvato. Però ci fu un'altra disgrazia. Il re morì. Allora Virus diventò il nuovo re. All'incoronazione tutti erano felici. Dopo l'incoronazione tutti chiamarono il bambino il re Coronavirus. Coronavirus era un re bravissimo, governava perfettamente, aiutava chi ne aveva bisogno, era davvero il migliore. Un giorno il re Coronavirus decise di esplorare le lontane montagne del nord e disse ad alcuni soldati di andare sulle montagne sconosciute. I soldati partirono, fecero un viaggio molto lungo, difficile ma emozionante, per il bel paesaggio. Infine, arrivati alle montagne, trovarono una grandissima grotta. I soldati si chiesero che cosa ci fosse dentro la grotta. Allora entrarono e sentirono un bel calduccio. Poi videro molto oro, lo presero e ritornarono al regno. Furono molto felici i soldati di aver trovato l'oro. Il re si stupì e li ringraziò, distribuì loro a tutti il suo popolo e vissero tutti felici e contenti. Fine.